Bentornati alla mia stanza e oggi vi farò fare il tour delle decorazioni natalizie, diciamo, perché sarà l'ultimo video prima di Natale, perché poi farò il Get Ready With Me di Natale, ma lo caricherò dopo Natale. Quindi adesso facciamo il tour. Bene, entrando nella stanza partiamo da questo lato. Qua non ho decorato troppissimo, solo lassù il, diciamo, festone nero con le palline, quelle con il, con le note musicali, che ho messo anche qua, poi una, perché mi piaceva tanto, ci stava un sacco bene, perché poi anche qui sul coso della PlayStation, la PlayStation è lì sotto, però nel coso della TV ho messo questo blu, e poi qua tanti pacchettini molto carini, anche se questi sono in effetti vuoti, quindi, però sono carini e decorativi. Poi qua più niente, qua più niente. Non ho decorato troppissimo, qua c'è, ok, sono le finestre, poi c'è il cestino con le caramelle dell'omino di Natale, l'omino di Natale, l'omino di neve. Poi qua nella finestra, nel vaso, c'è questo piccolo, non so se si vede, luce, ok, colorato con un piccolo campanellino, tanto carino. Poi lì più niente, arriviamo al pezzo forte, qua c'è il diavolo, cartonato di diavolo, che dovevo mettergli un cappellino anche a lui, così sarebbe stato più natalizio. Poi qua le lucine, queste praticamente mi sono innamorata, hanno dei piccoli fiocchi di neve, sono davvero tanto carine. Poi sul letto ci stanno bene. Qua sul mio comodino c'è sempre i festoni con i fiocchi di Natale, che ormai stanno, scusate, i fiocchi di neve, non di Natale, stanno andando a farsi friggere questi fiocchetti poverini. C'è anche nella lampada, ci stava un sacco bene, quindi. Poi la stella di Natale, queste specie di, diciamo, candela, perché in teoria sarebbe, dovrebbe fare l'effetto di una candela, solo che è finta, quindi vedete, ha l'interruttore, quindi è finta, però è tanto carina. Poi nell'armadio, qua ho messo queste piccole stelline di Natale, tanto carine. Infine, alla fine, c'è una specie di campanello che sembra più quello delle mucche, però è tanto carino. Poi arriviamo alla fine con, diciamo, il pezzo forte della stanza. Partiamo da qua, questo è il, diciamo, l'angolo regali. Qua c'è, vabbè, il regalo. Questo è il cestino che ho fatto, ho decorato io per mettere i regali, che si sta anche distruggendo, con un piccolo fiocco, è rosso, è davvero tanto carino. Così, siccome lì sotto non ci stanno i regali, anziché sono riuscita a farcene stare uno lì e uno forse dall'altra parte, però in generale non ci stanno. Comunque, questo è il mio alberello, è un po' storto, poverino. Comunque lui, con un sacco di pigne, un piccolo pozzo di neve che fa rumore, non posso toccarlo troppo perché sennò poi cade giù l'albero. Sempre loro, sì, ci sono anche i, come si chiamano, i campanelli, che fa, mia mamma dice che sembrano quelli delle renne, questo, ecco, questo sembra quello che delle renne. Altri regalini sotto l'albero, e poi infine c'è lui, a cui ho fatto un piccolo cappellino di Natale perché era carino, ci stava bene, quindi finito. Ok, siccome il tour è abbastanza corto, cioè non ho decorato chissà quanto nella mia stanza, vi metterò adesso un piccolo spezzone delle decorazioni della mia città, o meno quello che ho fatto di carino nella mia città in questi giorni, tipo un piccolo vlog, diciamo, anche se io non parlo, quindi andrò solo in giro con la telecamera a vedere cosa hai fatto, cosa è stato fatto. E noi ci vediamo al prossimo video, che sarà tipo, presumo, il 27 o giù di lì, e quindi vi auguro un buonissimo Natale a voi e alle persone con cui lo passerete, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.